Andrea, ti devo fare due confessioni. Spero tra l'altro che tu stia bene. Sì, ciao Max, ho un po' di problemi alla schiena, ma credo dati dalla mia vecchiaia, però vabbè, vediamo di risolverli il prima possibile. Beh, il tuo coniglio ti sta cercando di disturbare, se ti morde il piede, vabbè. Se questo è il mio coniglio, sai che fine fa, vero? Tra un mesetto circa. Vabbè, le due confessioni sono che il pacco, in questo caso, purtroppo o per fortuna l'ho aperto, quindi boh, non lo so se... Però poi l'ho fatto chiudere alla mia ingegnera, mia figlia Silvia. Che te devo dire? La seconda confessione è, vabbè, il coniglio è arrivato, quindi... Vabbè, te lo lancio, dai. Sei pronto? Sì. È una scarpa innovativa, questa è una scarpa innovativa. Quindi c'ha dentro i LED. C'ha dentro tutto? Vado, vado. C'era il coniglio qua sotto, senti, ma... Adesso me lo chiedo, ma come mai sempre questo coniglio di mezzo? Coniglio perché adesso sta arrivando la primavera, lui sta bene. Ma anche quest'inverno ce l'ha visto questo coniglio. In inverno era meno presente. Dai, sei pronto, vai. Ma di che marchio stiamo parlando? Che ne so, aspetta un attimo. No, ero quasi riuscito. Non la devo guardare quindi, immagino. No, non guardare nemmeno di che colore è la scatola, perché sennò poi indovini di che marchio si tratta. Allora, chiudo gli occhi, ma c'è dentro anche un altro sacchetto? Non dovrebbe esserci nulla. Il Pluriball. Metto via le chiavi. Oddio, faccio fatica a non guardare la scatola, prenderla. Mi devi sempre dire di che marchio si tratta, quanto pesa e poi di che scarpa si tratta. È già più facile, oggi è più facile, oggi è più facile. Ma no, intanto, beh, che tipo di scarpa è? È una chiodata senza chiodi, ma sento qua in giro i buchi. Quindi di che marchio si tratta? Ma guarda, sentendola così ti direi che è Adidas. È Adidas? Non per altro, ma perché qua c'è un sacco di schiuma, sento che non è la... come si chiama, la Dragonfly, quindi era per forza l'Adidas, è l'Avanti, che non ho capito perché non sono andati avanti con la numerazione, ma l'hanno chiamata TKY, che erano quelle uscite per Tokyo, quindi non so, la prossima modella non so come la chiameranno. Vabbè, questo, i geni del marketing, di cui tu comunque sei un grande esponente, decideranno, no? Posso guardarla? Puoi guardarla. Allora, ti dirò la verità, le avevo già tocchicciate da anche Nicola, la mia compagna di allenamento, le aveva prese, quindi le avevo tocchicciate già una volta da lei. Sarei stato curioso di provarle in gara perché hanno comunque più schiuma delle Dragonfly e quindi secondo me su un ciccio come me potrebbe essere top, boh, non lo so, però vedo che ancora tutti corrono con le Dragonfly come se ci fosse... Boh, non ho capito se è più una roba mentale o altro, ma... Ma secondo te per questa tipologia di scarpa utilizzeresti lo stesso numero? Perché comunque molti dei podisti amatori stanno pensando durante la stagione primaverile e estiva di correre in pista. Che numero consigli? Non lo so, adesso te lo dico. Questo qua è il tuo numero. Ma sai che il 27 mi sta dentro benissimo, 27 centimetri, quindi direi quasi... No, stesso numero rischio. Stesso numero per chi piace la scarpa un po' più precisa, mezzo numero più piccola. Conta che oggi è su delle calze davvero fini e quindi vabbè. Secondo me queste sono un'ottima scelta perché hanno un sacco di schiuma che fa la differenza. Adesso anche gli amatori non possono più utilizzare le scarpe alte, quindi per cui tanta schiuma come in questa qua, quasi forse più di una a uno dei tempi, sono la scelta più adatta. E secondo te cosa consiglieresti ai podisti amatori che volessero appunto approcciarsi alla pista per utilizzare questa tipologia di scarpe chiodate? Ma sicuro di provarle su una pista morbida, però ti dico, queste qua sono talmente, non me le ricordavo così tanto schiumose, devo dire che a meno di pesare davvero tanto non credo che portino molti problemi, anche perché dico sempre schiuma... Qua sono quanto? Almeno 10-12 cm di schiuma, in avampiede anche un po' di più, più la pista morbida, la scarpa risulta quasi come una Vaporfly, per dire, rimanendo in casa Adidas la Dios Pro 2.
Io direi, facciamo una cosa, ovviamente non le puoi utilizzare per correre perché siamo a casa mia nel giardino di casa, però nei prossimi minuti facciamo due considerazioni e poi ci rivediamo qua tra 5 minuti per decidere e ti faccio qualche domanda per capire a chi sono adatte. Dai, a tra poco. Allora Andrea, abbiamo chiaramente capito che sono scarpe non necessariamente per tutti. Secondo te a chi le consiglieresti queste scarpe? Intanto ti sto mettendo i chiodi, non so se si vede, li sto stringendo ma non troppo per non rompere il piatto. Sono scarpe sicuramente per chi deve correre in pista. Ahimè adesso con le restrizioni di World Athletics c'erano pochissime scarpe, adesso forse rimaneva la Saucony, la Type A, qualcosa del genere, ma scarpe un po' vecchie. Ti devo dire che davvero con così tanta gomma secondo me non hanno nessun problema rispetto alle vecchie A1. Se ti ricordi le vecchie A1 erano alte così, qualcuno anche di meno, ma non avevano questa mescola, erano molto dure, invece queste sono molto morbide con più intersuola, quindi devo dire che in pista non ci saranno grossi problemi. È ovvio che sono comunque da testare perché la corsa sarà tutta di avampiede, non di tallone, e da metà gara in avanti si rischia di avere i polpacci un po' sfatti. Conta che però se un amatore le usa su un 3.000 o un 5.000 secondo me non avrà grossi problemi, anche perché ti ripeto, tanta schiuma. E quindi Andrea, per quale tipologia di atleta le consigli? Ovviamente devi correre in pista, però la domanda è resti senza chiodate oppure passi alle chiodate, e cosa ne dici? No, io credo che con l'avvento di queste Avanti e le Dragonfly anche gli amatori possono provare ad utilizzarle. Ripeto, ho visto correre con delle scarpe secchissime ai tempi su strada, ho visto correre con delle scarpe zero drop molto minimal. Credo che su delle piste nuove, quindi morbide, con queste scarpe non ci siano assolutamente problemi. Andrea, a livello di tallone sappiamo che il tallone è meno rigido rispetto a una scarpa da corsa in strada. Cosa ne dice e secondo te qual è la ragione? Allora, è sicuramente abbastanza protettivo anche il tallone. Se guardi c'è del materiale per rendere più confortevole la zona del tallone. Sono scarpe create per la pista, quindi devono essere abbastanza leggere, ma sono scarpe per il mezzo fondo prolungato, quindi comunque si è andato a cercare il comfort. Quindi guarda, ti dico, c'è un sacco di schiuma nel tallone per credo le fasi finali della gara, quando uno è abbastanza stanco e quindi non ha un appoggio più perfetto. Credo che in generale abbiano fatto una scarpa A1 con i chiodi, che era una scarpa che chiedevo da una vita, e negli ultimi 2 anni mi hanno ascoltato. E a livello di tomaio abbiamo visto che comunque è molto, molto piacevole, secondo me consente di ridurre ulteriormente il peso della scarpa stessa. Questa qua è una scarpa abbastanza pesante, credo che rispetto alla Dragonfly pesi un pochino di più, e la tomaia in effetti sono sempre praticamente inesistenti, tant'è che la durata della scarpa è, o meglio, la scarpa dura abbastanza, fai anche 200 km, ma se pensi fare 200 km in pista ti dura praticamente una vita, quindi questa tomaia, che è relativamente leggera, dura per tutta la vita della scarpa, e quindi direi che va benissimo. Fai conto che se pensi quando si bucano le tomaie delle scarpe normali superiamo i 200 km e con queste qua hai voglia di superare 200 km. Fai conto che io gareggio abbastanza in pista, faccio gare lunghe, ma se vado a fare 60 km all'anno in pista è già tanto. Andrea, a livello di battistrada cosa ne dici? C'è questa sorta di plastica, carbonio, non si sa, non si capisce bene, sicuramente non è carbonio, ma cosa ne pensi? Secondo te darà più stabilità a chi corre bene in pista? Diciamo che la scarpa è morbida come schiuma, ma deve avere un po' di, come si dice, di stabilità, e deve essere abbastanza, mi sta distraendo il coniglio, deve essere stabile e devo avere una piastra dentro che mi dia possibilità di spingere forte. Ci sono
tutta questa zona di grip con dei mini appigli e vabbè, ovviamente i chiodi, quindi il battistrada è per forza perfetto, perché non si può scivolare con le chiodate, cioè in pista è davvero, credo che non sia mai caduto nessuno. Io una volta a Busto feci una gara, la pista era talmente secca e dura che mi scappò via il piede in partenza, però è praticamente impossibile scivolare in pista con i chiodi. Adesso l'hanno migliorata e l'hanno rifatta. Ultima domanda, le utilizzeresti anche per gli allenamenti, supponendo di avere una pista morbida, oppure le consigli solo per la gara? Supponendo di avere la pista morbida, almeno uno o due allenamenti pre-gara li farei assolutamente, soprattutto per capire le sensazioni che dà la scarpa, in quanto è talmente diversa da una scarpa normale che vanno provate. E con gli allenamenti davvero di test pre-gara, secondo me sono da fare con i chiodi, perché dopo li utilizzerò in gara. Tra l'altro c'era pure il sacchettino che a molti di noi piace ed è presente anche nelle Adios Pro 2. No, il sacchettino è terribile, a me non piace, mi aspettavo la sacchetta per chiodate. Fai vedere com'è quello? Te Quello la sempre tiro. con i due. Aia, sono appena spunzicato. Già come sacchetto della spesa non mi fa impazzire, poi c'ha sto divisorio per le due scarpe come se si dovessero andare a perdere, a mischiare. No, no, a me non fa impazzire, devo dire, l'avrei modificato facendo una sacchetta, magari anche così, ma sacchetta. Invece così davvero sembra di andare a fare la spesa, però vabbè, dai, poco male. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running e soprattutto nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni di scarpe Adidas, ma quelle per correre lentamente. Eh sì, vediamo adesso. Qualcosa bolle in pentola. Ciao!